XIX, andiamo a vedere i prezzi degli affitti e delle case qua in Spagna. Siamo ad Alicante, comunità valenziana, dalla città una decina di minuti dal pullman, riusciamo a trovare appartamenti anche a 20, 22, 23 mila euro. Teniamo presente che poi bisogna comunque pagare a circa 400 euro di notaio e fra le tasse che bisogna dare un 1500 euro, mi sembra il 7% per la comunità valenziana, e quello che si paga all'agenzia bisogna sommare un 3-4 mila euro, quindi quando vediamo i prezzi, se sono 25 mila bisogna attaccargli un 3.000 euro con fra 3-400 euro di notaio eccetera. L'agenzia di Tecnocasa ad Alicante, questo è il mio amico, siamo nella zona più periferica comunque di Alicante, qui c'è la fermata del pullman, è una decina di minuti praticamente dal centro, ecco il pullman che passa, ok? Qui siamo nella zona, queste le case, sono tutte comunque case che hanno una trentina di anni di costruzione. Comunque anche se siamo nella zona periferica, buche sulla strada non ne vedo. Ok, adesso praticamente all'agenzia qui di Tecnocasa andiamo a vedere un pochettino i prezzi. E qui praticamente vendono appartamenti, vedete, a 22.000 euro, 3 abitazioni, 24.000 euro, qua è chiusa, 34.000 euro. 3 abitazioni praticamente sono 3, stiamo parlando di 3 locali. 26.000 euro, 26.000 euro qua col bagno tutto, questa qua 29.000 euro anche questa con 3 abitazioni, salone, cucina, galleria, bagno e gli affitti, qui ci sono affitti da 250 euro. Allora questo qui è uno stralcio che ho preso di video di prezzi delle case in Spagna che ho fatto 7-8 anni fa dopo la crisi forte che c'è stata nel 2008-2009. Dopo 3 o 4 anni i prezzi delle case sono crollati da circa 95-100 mila euro. Quelle case lì che vi stavo facendo vedere valevano prima della crisi del 2008-2009, appartamenti, non erano nuove costruzioni, valevano attorno ai 90-100 mila euro. Preso addirittura in quelle agenzie lì in Spagna, mi avevano fatto vedere il volantino di 3-4 anni prima, le avevano ancora lì. I prezzi delle case sono crollati a 22, 25, 30, 35 mila euro, trovavi tantissimi appartamenti da 3, 4 locali, anche da 2, ammobiliati addirittura a quei prezzi lì. Ragazzi, voi dovete capire una cosa, o fate parte del 98% di persone che non hanno capito che questa è una delle crisi peggiori degli ultimi 100 anni, altrimenti non so. Cioè, è lì che noi torneremo ancora a questi prezzi. Poi cosa è successo? 7-8 anni fa i prezzi delle case, 8 anni fa valevano questo, c'è stata la ripresa, i prezzi sono tornati ancora a 60, 70, 80 mila euro, ritorneranno fra 3 anni, 2 anni ancora le case a valere in Spagna. In molte situazioni troverete appartamenti ancora 25, 30, 35 mila euro, gli stessi in quelle zone lì, e sto parlando di Alicante, non sto parlando di 20 km più all'interno, magari come El Sheo, compagnia varia. Dovete avere pazienza, perché io quando ho messo il video che con 100, 150 mila euro, se uno ce li ha, un domani può smettere di lavorare prendendosi 3-4 appartamenti, la gente mi diceva no, ma adesso a Milano con quei soldi lì ti compri un box a Milano magari. Aspettate 2-3 anni, poi vedrete come sarà la situazione in Spagna, ve li tireranno a dietro le case. Alle Canarie si tornerà ai prezzi di appartamenti di 7-8 anni fa, i prezzi delle case anche lì crolleranno del 50, 60, 70, in alcuni casi l'80%. A meno che arriveranno milioni di turisti fra 2-3 mesi, ragazzi, siamo davanti a una crisi devastante. E quindi prima ci sarà il crollo dei mercati immobiliari, ok? Crolleranno le borse, crolleranno la finanza, ragazzi, scoppierà la bolla, come ve lo devo dire, in che lingua ve lo devo dire. Poi scoprirà il mercato immobiliare, verremo tutti risettati, i prezzi crolleranno. Allora se avete in mente di investire case, aspettate 2 anni, ve lo dico, se volete,
e ovunque ci sarà un tracollo, ovunque ci sarà un tracollo, in particolare nelle zone, per esempio, della Spagna, dove c'è i posti di villeggiatura, come possono essere Alicante, dove non sta arrivando nessuno perché la gente non si muove, ragazzi. Ci sarà un tracollo dal punto di vista immobiliare. Si tornerà a prezzi da 30, 35, 40 mila euro, vedrete, fra 2 o 3 anni. Però ci vogliono ancora 2 o 3 anni, è sempre così. Quando succede il patatrac, adesso sono solo 5-6 mesi, ragazzi, adesso è iniziato il cinema. Il cinema finirà fra 3 anni, lì sarà il punto giusto per prendere immobili. E poi, se uno avrà accumulato, lo ripeto, un 150.000 euro, si può prendere 3 appartamenti e smettere di lavorare. 2 li affitterà e poi i prezzi si rivaluteranno.